Eccoci qua, puntualissimi, iniziamo a fare questa zuppa serale. Ogni tanto di domenica la facciamo, oggi è l'11 aprile, state arrivando, vedo Dai Nicola collega, ti dice Ivan, e Stefania Busiol ci dà il buonasera, e tanti altri si stanno collegando in questo istante, tra tutte quante le nostre piattaforme e attraverso anche, come sapete, alle notifiche di Instagram, quindi sul sito nicolaporro.it e su tutti i nostri social. Che questa sera facciamo con Leopoldo Gasbarro che qui chiude, che guida il sito e tutta la componente di economia e di finanza è un tema sul quale ci siamo un pochino fissati tutti quanti. Che cosa sta succedendo nei conti correnti? Ci abbiamo un sacco di risparmi, siamo chiusi a casa, alcuni non hanno lavoro e i risparmi se li stanno mangiando e le banche stanno facendo di tutto per farci capire che non vogliono i nostri soldi liquidi sul conto corrente. Beh, insomma, io direi che non sono il più tecnico di tutti per parlarvene, lo è sicuramente Leopoldo che metto subito qua, come vedete, con il suo back Ciao economia Nicola. e finanza. Buonasera Leopoldo. Ciao, E ciao, ciao. quindi il tema che questa sera vogliamo affrontare, l'abbiamo affrontato un'altra volta, un paio di settimane fa, però la cosa è andata avanti e sul sito tuo ci sono un sacco di nuovi articoli che riguardano il fatto che le banche stanno aumentando i loro costi e non vogliono i soldi. No, magari vogliono che li usiamo un po' in maniera diversa rispetto a come li stiamo usando, probabilmente. Non è quello. Il concetto, oggi tra l'altro ho appena scritto un articolo che racconta dell'ennesima lettera, no? Perché 2 settimane fa parlammo di quella di Fineco, oggi parliamo di quella di Unicredit, perché anche Unicredit poi si è accodata, ma io avevamo fatto un articolo sul nostro sito in cui dicevamo che piano piano, racconto nell'articolo di questa mattina che la valanga è partita, no? Nel senso che poi basta uno che faccia da apripista per portare un po' tutti ad andare a considerare quello che stanno facendo. Sembra un po' un'assurdità, perché prima le banche facevano la corsa a togliere i soldi da una banca all'altra. Qui Beh, invece sì, il si fatto. rubavano i correntisti tra l'uno e l'altra, no? No, puoi pensare anche al fatto, no? Che dice, tu c'hai troppi soldi sul conto corrente, quindi ti chiudo il conto, no? Oppure, come ha fatto Unicredit, ha mandato tutta una serie di considerazioni in cui non chiude il conto, ma aumenta i canoni del conto My Genius, che è il conto più consumer, No, diciamo. ma spiega bene, spiega bene. Unicredit ha mandato un'informazione, abbiamo parlato di Fineco un paio di settimane fa. Unicredit, l'hai scritto nel tuo articolo, lo possono andare a vedere Assolutamente, in e questo lo momento. trovano nella home page di Economia e Finanza e anche del sito nicolaporro.it, che sono strettamente collegati. Unicredit manda una lettera ai suoi correntisti e che cosa dice? Dice sostanzialmente che vista la situazione contingente, il ribasso dei tassi di interesse, un insostenibile equilibrio economico che si sta generando, tocca aumentare un po' le spese dei conti correnti. Quindi, Stefania, sono soprattutto, molto lontana dai 100.000 euro, dice Stefania. lì non parla di soglie Loro parlano proprio di aumentare i canoni, punto, aumentano mediamente di 3 euro per ogni tipologia di canone. Ci sono varie tipologie di sottosezione di canone all'interno del conto My Genius e loro hanno fatto questa scelta. Dicono anche che in contrapposizione all'innalzamento dei costi abbasseranno un po' i tassi per quanto riguarda gli scoperti di conto e per quanto riguarda gli eventuali nuovi prestiti. Però questo è il quadro della situazione. Le banche continuano a soffrire e quindi in qualche modo stanno scaricando sulla clientela le loro sofferenze, che derivano dal fatto, come dicevamo l'altra volta, Nicola, che siamo in un habitat fuori dalle norme economiche con i tassi negativi, cioè noi prestiamo i soldi allo Stato e riprendiamo meno soldi di quanti gliene abbiamo prestati, e questa è veramente una novità. Segnati questa cosa di Giustina, perché anche l'ultima volta, un paio di settimane fa, in molti ci hanno chiesto se questo aumento dei costi e questa, diciamo, rigidità delle banche nel tenere i nostri quattrini valga anche per le Poste Italiane, che ovviamente sono banca ormai di fatto, oltre che distributori di pacchi. Però è una cosa che nel futuro dobbiamo approfondire bene, Leopoldo, questa Allora, vicenda delle Poste. comunque, se vanno a vedere sul nostro sito, Nicola, io ho fatto un articolo molto approfondito che racconta il posizionamento di moltissimi degli istituti più importanti italiani. In questo momento per Poste non ci sono avvisaglie, tu giustamente dici Poste è una banca a tutti gli effetti, ci sono delle differenze anche normative, Poste non rientra sotto il controllo della BCE, non dovrebbe rientrare sotto il controllo di Banca Italia, però
anche se però a tutti gli effetti Poste cambia e si scambia moltissimo con Banca d'Italia anche nei rapporti di controllo. Quindi, pur non essendo sotto l'egida della Banca d'Italia, sotto tanti punti di vista è come se lo fosse. Quindi ecco, vedremo. Aspetta un secondo perché devo rispondere a questo qua. Ciao Nicola, stai facendo pubblicità alla Coca-Cola? Roberta, a me non me ne fotte nulla. Io durante le mie dirette bevo Coca-Cola, Chinotto, mi prendo il caffè Mauro, il caffè Illy, il caffè Lavazza, non me ne fotte nulla. L'unica cosa su cui io faccio pubblicità è la tenuta Rasciatano, la mia azienda. Del resto non me ne frega niente. Né olio delle poste, fantastico, né... esatto, olio fantastico. Oggi ho fatto una pubblicità a pranzo con il tuo olio, devo dire. Comunque parliamo di cose serie. Il punto fondamentale che devi raccontare, però, Leopoldo, anche se per te sarà noioso, è devi far capire bene a quelli cosa che ci sta succedendo. Sì, perché la gente dice: io ho messo 50.000 euro, ho 50.000 euro in banca, non mi fido dei mercati, le obbligazioni non rendono nulla, i titoli di Stato addirittura è una cosa incredibile, invece di darmi soldi dopo un anno, quando scadono, dopo tre anni, quando scadono, me li chiedono indietro. Cioè, stiamo nella follia più incredibile. Perché le banche oggi non vogliono avere quattrini liquidi dei correntisti sul loro conto? Rispiegalo, facile. Lo deve allora, facciamo degli esempi molto concreti. Immaginiamo che Nicola Porro è la BCE, quindi la Banca Centrale Europea, che non sarebbe male, Nicola, naturalmente. Allora, Nicola Porro dice: viviamo in un momento di crisi. E allora io, BCE, dico a tutte le banche europee: guarda, io ti do i soldi per portarli sul mercato, quindi dalli ai risparmiatori, dalli alle imprese, dalli alle famiglie, in maniera tale che si generino dei consumi. E questo è il primo passaggio. Quindi arriva liquidità sul mercato, infatti si parla che c'è un eccesso di liquidità. Immaginiamo che io sia la banca A italiana. Arriva la liquidità e devo impegnarla sul mercato. Però a un certo punto arriva un altro pezzo degli organi di controllo dei bancari europei che dicono a me, banca A sul territorio, dice: stai attento, perché se tu presti i soldi a Pasquale e Pasquale non te li ridà indietro, tu cominci a soffrire sui tuoi bilanci. E siccome c'è un regolamento nuovo che si chiama bail-in, io vengo e ti chiudo, ti faccio fallire, quindi stai attento. Allora, tu mi dai i soldi, quell'altro ente di controllo che sta a fianco a te, quindi la mano destra non sa quello che fa la sinistra, mi dice: però stai attento a chi li dai. Io dico: per non creare casini, comincio a non darli a nessuno. E allora che cosa faccio? Dove li metto questi soldi? Torno da te, Nicola, e dico: te li rideposito indietro. Io te li do, ti dico, prendili, investi, fai fare mutui, dalle alle imprese, tu te la fai sotto, perché il regolatore ti dice: attenzione a dare alle imprese che in questo momento c'è la crisi, e tu me li dai indietro. E quando me li dai indietro... E siccome tu sei cattivo, perché vuoi fare in modo che questi soldi stiano sul mercato, tu mi dici: tu me li ridai, e allora invece di darti io un interesse su quei soldi, ti faccio pagare il deposito. E quindi si genera il tasso negativo, che in questo momento è dello 0,50. Che cosa succede poi? Che insieme a questi soldi che si sono scambiati sul mercato arrivano anche i soldi dei correntisti. E certo. Che in questo momento sono sui conti correnti degli italiani, se facciamo la somma di tutti quanti assieme, 1.750 miliardi. Che cioè, le banche... Aspetta Leopoldo, tu mi stai dicendo che gli italiani, 59 milioni di italiani, tutti, compresi i neonati, hanno sui loro conti correnti 1.700 miliardi cash. 1.750. Sì, disponibili. Questi ci faranno un mazzo così. Quando si accorgono che abbiamo 1.750 cash sul conto corrente, arriva il nuovo amato e dice: sai che c'è di nuovo? Ti faccio una tassetta del 5 per 1.000. Il rischio c'è. Anche perché... Spiegavo l'altra volta che su questi conti correnti la patrimoniale ce la siamo fatti da soli, perché questi conti hanno comunque dei costi, no? Hanno bolli, costi di commissione, operazione. E c'è stata un'azienda di ricerca italiana che si chiama Prometeia che ha fatto finta che questo conto sia uno soltanto. E dice: quanto costa questo conto agli italiani? Beh, costa 14 miliardi e mezzo l'anno.
Quindi noi pro quota, ognuno per la parte di denaro, paghiamo un pezzettino dei 14 miliardi e mezzo. Quindi c'è una patrimoniale di 14 miliardi già su questi soldi. Poi sulle patrimoniali sei stato espertissimo, perché ci hai fatto un libro, sai benissimo. Sì, sì, figurati. Però io faccio che paghiamo quasi 50 miliardi. No, tu lo sai che faccio il finto scemo qua, però la cosa che io vorrei che tutti quelli che ci ascoltano capissero bene è che i soldi su conti correnti oggi depositati da noi in prospettiva, noi li depositiamo in questa specie di cassetta di sicurezza che si chiama banca, e la banca ci farà pagare, come diceva in realtà Huerta de Soto, che era un grandissimo liberale, ma comunque lasciamo perdere le cose colte, ci farà pagare per questo deposito. Cioè noi eravamo abituati a lasciare i soldi in banca che ci fruttavano un piccolo interesse, oggi invece di fatto, anche se non li muoviamo, ci darà un costo. E Vanna Tosi, BPM ha già aumentato dall'inizio anno 15 euro circa all'anno. La comunicazione è stata del dicembre 2020 da parte della banca con modifica unilaterale del contratto. Questa è la cosa fondamentale. Arriva a tutti una mail, una lettera, e si dice modifica unilaterale del contratto. È così, Leopoldo? Sì, perché il contratto di conto corrente, questo la gente deve saperlo, è un contratto unilaterale. Cioè che cosa significa? Che se io e te facciamo un contratto di qualsiasi natura, decidiamo assieme le regole del gioco. Qui la regola del gioco, essendo unilaterale, è una tipologia di contratto, la decide soltanto la banca. La banca però ha l'onere di comunicarti i cambiamenti che fa, e te lo devi dare con un ampio preavviso, in maniera tale che tu possa decidere se rimanere lì, viste le cambiate condizioni, oppure di non cambiare. Tra l'altro, in un articolo che ho scritto ieri mattina, Nicola, proprio analizzando la ricerca fatta dalla Banca d'Italia sui costi dei conti correnti di tutte le banche italiane, ho scoperto una cosa. È un po', cioè, tanti di noi hanno abbonamenti a telefoni, alle TV digitali e cose del genere. E tante volte, non so se è capitato anche a te, ma io mi sono ritrovato a dire: ma scusate, le offerte che fate oggi, io sono cliente da 20 anni. Sono molto meglio di quelle che c'ho io, cazzo, che sono 20 anni. Sono delle mie, no? Certo. Io che sono cliente da 20 anni non me la cambi subito? E allora tu pensa che una persona che ha un conto corrente con una banca X in Italia da 10 anni paga mediamente 50 euro di più all'anno rispetto a te che l'hai aperto oggi pomeriggio. Fermati. Anche questa cerchiamo di farla capire bene. Sempre sul sito Economia e Finanza c'è questa ricerca che è di Banca Italia. Banca Italia, corretto? Che sì, la ricerca dei dati è di Banca Italia. Io no. Sono andato a spulciarmela poi naturalmente. Cioè, un po' come Vodafone, non lo so. Quando tu c'hai un contratto al telefonino che hai fatto 10 anni fa, poi dopo ti accorgi che tuo figlio, che c'ha il nuovo contratto fatto con magari la stessa compagnia telefonica, costa molto di meno. E tu dici, ma sono sono 10 anni che te do i soldi, ma che non me lo vuoi fare un miglioramento? Quelli invece... i gestori dei telefonini, i gestori, diciamo, soprattutto loro, anche delle utenze elettriche o gas, cosa fanno? Si dicono, sei abituato a questa roba qui, e quindi dopo 20 anni, invece di diminuirtelo, te lo tengono. Anche il fatto di rimanere uguale, se i servizi sono cambiati, mi aumenti il costo. Però è anche vero che oggi non c'è nessuna banca che si strappa i correntisti l'una con l'altra, perché le banche non è che vogliono avere gente che mette i soldi sul loro conto corrente, o sbaglio? Ma guarda, io sono dell'opinione, e lo scrivo nell'articolo proprio di oggi, che è arrivato il momento non di prendere delle decisioni così forti, perché sembra stavo leggendo di Sky. La stessa boiata la fa Sky, dice Arturo. Certo. A me non ce ne frega niente, noi parliamo di tutti con la linea telefonica. Guarda, a me è capitato con la linea telefonica, quella fissa a casa. A un certo punto mi è arrivata una bolletta di 250 euro, ho detto come 250 euro? E non mi accorgevo che c'avevo ancora dei canoni vecchi. A un certo punto ho chiamato, ho detto: ma scusate, ma lei non ci ha chiamato, capito? Per cui il senso poi è sempre la nostra colpa. Però quello che ti stavo dicendo, è proprio il fatto che nel momento in cui noi facciamo delle valutazioni di rapporti bancari, dovrebbero essere anche le banche a parlare con noi in maniera diversa. Io nell'articolo faccio un esempio di un signore che si chiama Bezos, di cui ho sentito un'intervista proprio del 1999. Poi la metterò in video anche questa sul sito, perché lui diceva a un giornalista che gli faceva un'intervista, lui diceva: sì, stiamo crescendo, ma questo giornalista cercava di far capire che non potevano continuare a vendere libri, dischi o qualunque altra cosa.
e lui gli diceva una cosa soltanto: io ho un'ossessione, 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 la qualità del servizio che erogo ai miei clienti. Se io ho il cliente al centro e ho l'ossessione del cliente, e sai, dal 99 ad oggi questo signore qualche cosina l'ha fatta con la sua, sì, Amazon, no? E lui dice: io vado a prendermi il migliore esperto di dischi se voglio vendere i dischi, il migliore esperto di, che ne so, di cuffie se vendo le cuffie, il migliore esperto di telefoni se vendo i telefoni, e poi metto a disposizione questo servizio a disposizione dei clienti. E l'ossessione è questa. E quindi sull'ossessione del cliente, io credo che, visto che le cose sono, si sono modificate completamente, le banche che funzioneranno sono quelle che sapranno parlare con i clienti, che sapranno avere l'ossessione del cliente. Osvaldo ci chiede: ma ci sono banche che, malgrado la crisi, hanno degli utili netti plurimiliardari. Osvaldo, vorrei dirti una cosa, poi Leopoldo ovviamente aggiunga quello che crede. Le banche in realtà ormai gli utili non li fanno più sui conti correnti, e questo è il punto fondamentale. Sui conti correnti ci smenano un botto di soldi, li fanno sulle commissioni per tutto il resto dei prodotti che vendono. Correggimi se sbaglio, Leopoldo. No, no, assolutamente. Sono costrette in qualche modo a trovare dei margini da qualche parte. In questo momento, quel discorso dei bilanci che facevamo prima è proprio il tema principale di cui dobbiamo occuparci, perché quello che sta succedendo è che le banche non hanno più margini. Facciamo sempre l'esempio: io sono un correntista e tu sei la banca, Nicola, così ti faccio sempre fare quello che c'hai i soldi tra i due. Bene. Io vengo come correntista, ti deposito 10 euro, questo succedeva magari 15 anni fa o 20 anni fa, tu su quei 10 euro mi dicevi: va bene, io ti do 1 euro, 2 euro di interessi. Poi prendevi i miei 10 euro e li prestavi sul mercato, li davi, certo, a un imprenditore che voleva comprarsi una macchina per lavorare, e tu a quell'imprenditore su quei 10 euro magari gli chiedevi 5, 6, quindi 5 o 6 li prendevi dall'imprenditore, 1 o 2 li davi a me, poi avevi un margine di 3 o 4 euro, semplicissimo. Oggi con i tassi a zero o sotto zero non esiste quel margine. Quindi anche le operazioni che la banca fa di prestito, di recupero del denaro, diventano quasi tutto costo per la banca. Quindi è comprensibile quello che stanno facendo le banche. Io lo trovo non utile nel rapporto con le persone, perché piuttosto che mandare una lettera, io cercherei di parlare con tutte queste persone per la educare. Deutsche Bank, per esempio, ci scrive Vera, io non so se sia vero, ma comunque ci scrive Vera. La è Deutsche una che Bank... si chiama Vera, che non è vero, non lo so, però Nicola, No, questo Vera sarà vera. La Deutsche Bank: tre modifiche unilaterali nel giro di 3 mesi a fine 2020 hanno messo spese tenuta conto trimestrali in base alla giacenza. Cioè, ormai lo fanno tutte le banche, questo mi sembra abbastanza, quasi tutte le banche. Comunque io posso chiedere una cosa a tutti quelli che ci stanno ascoltando: mandateci le lettere, noi le analizziamo, le spulciamo e ne parliamo poi in queste trasmissioni. Al tuo sito, lo mandate a Leopoldo Casbarro, perché sennò se mi ingolfate a nicolaporro.it devono mandarla a tuo. Qual è lei? Assolutamente, mandatela alla mia mail senza problemi: leopoldo.casbarro@me.com. Ma tu sei matto, adesso lo scrivo. Tu lo sai, anche sul giornale, io ogni volta che faccio gli articoli metto la mia mail dappertutto, perché è bello parlare con le persone, anche quelle allora, che si Leopoldo... punto Casbarro chiocciola me, me punto com. Sì, però potresti dare anche la mail, che adesso ti sei dimenticato, di nicolaporro.it, ma vabbè, lo faremo la prossima volta. Adesso questa la guardo costantemente in questo momento. Sì, eh? Ecco, e questa leopoldo.casbarro@me.com. Mandateci tutte le mail che ricevete, le analizziamo, le verifichiamo assieme, ne parliamo assieme, perché poi alla fine ci possono essere spunti interessanti per tutti. Beh, quelli. Poi le cose più interessanti, come faccio io, le puoi pubblicare come la posta, no? Sul tuo sito ci possono essere esattamente tutte le lettere, che poi sono la forza del nostro sito, perché poi noi non stiamo nell'iperuranio. Se non avessimo la gente che ci scrive, che ci racconta qualche cosa, noi saremmo fottuti. Cioè, il bello è che i nostri siti rappresentano, e questo permettimi di dirlo a tutti quelli che ci ascoltano, tantissimi anche di domenica sera, è che abbiamo un colloquio diretto con voi, come deve essere quello che stiamo facendo ora, in cui ci sono una di commenti. Ma aspetta, anche perché quello che ci interessa è veramente creare cultura in questo settore, perché io mi allora, sono...
Andiamo avanti. Allora, abbiamo detto, la Banca Centrale Europea fa sì che in realtà quando arrivano e entrano dei soldi sulle banche, queste banche le vivono malissimo, ma comprensibilmente, perché diventa un costo mostruoso per le gambe e per le banche. Allora noi abbiamo o aumenti di costo della tenuta del conto, addirittura qualcuno dice ti chiudo il conto se c'hai troppi soldi. Quindi loro ti consigliano di fare degli investimenti su cui evidentemente le banche hanno il loro interesse, ma anche noi abbiamo un interesse a fare degli investimenti. In questo momento la gente ha una grandissima paura perché dice io ho bisogno di soldi liquidi perché se mi succede qualcosa non c'ho lavoro, lo perdo. Cioè il risparmio uno ha paura che venga mal gestito, ecco. Capisci? Ecco, però noi è su questo che dobbiamo ragionare, Nicola, perché adesso... ecco perché dico io le banche dovrebbero cominciare a parlare in maniera diversa con i risparmiatori ed educarli, perché poi sono quelli che ci stanno più a contatto con i risparmiatori, con i loro operatori, con i loro consulenti, con i loro sportellisti, con i responsabili degli uffici titoli, perché l'educazione la si crea nel tempo, no? Con l'affiancamento. Tenere i soldi in conto corrente significa perdere soldi, questo sia per la banca sia per il cliente della banca. Quindi se noi mettiamo, cioè voi potete fare una prova, lasciate gli stessi soldi all'inizio dell'anno sui conti correnti, non aggiungete, non togliete nulla, alla fine dell'anno ne troverete sicuramente meno, a prescindere dalla banca. Ora, se noi non abbiamo invece cognizione di causa che con questo denaro noi dobbiamo garantirci tutto quello che in questo momento il nostro paese non ci garantisce, io non sto a entrare in temi che sono più tuoi, ma noi abbiamo un debito pubblico che fa spavento, che arriverà a 2.650 miliardi a giugno, le previsioni sono già queste. Abbiamo una crescita che in questo momento non c'è nel paese, ma abbiamo due capacità innate. Una è la capacità di risparmiare, perché noi siamo tra i paesi più risparmiatori. Due, abbiamo messo da parte, oltre a quei 1.750 miliardi che stanno sui conti correnti, tanti altri soldi, che la ricchezza degli italiani liquida, Nicola, è pari a 4.426 miliardi, che in questo momento potrebbe alimentare la crescita del paese. Allora, poi magari rispondiamo a questa domanda. Il risparmio, Nicola, va gestito con cognizione di causa, perché se noi lasciamo i soldi in conto corrente, non facciamo l'interesse delle banche, non facciamo l'interesse nostro, non facciamo l'interesse del paese. Questo bisogna dirlo, cioè io non voglio massacrare le banche, io racconto quello che succede, però bisogna anche fare in modo che i nostri risparmi lavorino per noi, cioè crescano. No, questo è tutto evidente, perché i soldi in banca adesso, soprattutto oltre a essere costosi, non rendono una ceppa. E la PAC, che chiedeva uno di prima, è un piano di accumulo, cioè sostanzialmente si dice tu prendi 100 euro al mese, 50 euro al mese, 1000 euro al mese, cioè un sacco di soldi, e te lo investiamo ogni mese, ogni due mesi, ogni tre mesi. Questo fa sì che tu in realtà non prenda tutto, cioè gli alti, i bassi, sono sostanzialmente, tu non fai il cherry picking, cioè non stai scegliendo il momento giusto per entrare nel mercato. Per due anni, tre anni, tu ogni mese metti una fettina, così alza eviti di altri. Alza un po' il tempo, i due anni, tre Quanti anni. Non... Guarda, Quanti? Un piano d'accumulo perché funzioni bene, innanzitutto deve essere molto diversificato, cioè quindi sì, usare degli strumenti finanziari che diversifichino il più possibile. Ti faccio un esempio, io l'ho avuto per i precedenti 15 anni, l'ho fatto su un fondo azionario che investiva in tutto il mondo, quindi è come se avessi i titoli di tutto il mondo, e devo dirti che mi ha dato delle ottime. E questo lamentava la persona che ci ha scritto, ha detto poi dopo se fai dei soldi, diciamo che tieni questi soldi, li fai per tre anni, fai dei soldi, poi dopo ti becchi la mazzata del 26%. Amica mia, io sono d'accordo con te che c'è la mazzata del 26%, ma il 26%, cioè in Italia non si scappa. Se tu avessi avuto 10 euro di interesse del BTP, sui 10 euro di interesse avresti avuto, perché i BTP sono i titoli di Stato, il 12,5% di tassazione. Però su questo Nicola, io farei un appello a chi ci governa in questo momento, sì, perché noi abbiamo finalmente una persona che dovrebbe capirne di questa roba qui, con tutto il suo entourage, no? Ma non ti sembra una concorrenza sleale dire che se investo
su un pack in azienda, pago il 26%, se investo in titoli di Stato pago il 12,50%. E no, ma perché nessuno si comprerebbe, il debito pubblico è lo Stato. Non lo compra più nessuno, perché il debito pubblico tanto lo compri tu che sei la BCE, come esempio, no? Tanto ormai lo compra la BCE il debito pubblico. Allora, facciamo in modo che i soldi degli italiani vadano verso le imprese anche italiane, e quindi creiamo un volano positivo sul paese che possa far crescere l'occupazione, che possa far crescere anche i risparmi. Questo è il concetto che dovremmo creare. Noi abbiamo avuto, in questo paese, Nicola, c'è un gruppo di aziende che sono rappresentate in borsa da un indice che si chiama STAR, quindi come se fossero le stelle del mercato, che nell'ultimo anno ha fatto meglio di quasi tutto il mondo, solo gli indici americani hanno, e noi non le conosciamo. E quindi queste aziende potrebbero creare ancora più valore. Ma questi PIR, che sono questi piani, diciamo, per investire nell'economia reale, quanto c'hanno di tassazione? Allora, per quanto riguarda i PIR, se una persona li tiene per più tempo, per almeno 5 anni, la tassazione viene azzerata, quindi hai una tassazione agevolata che ti permette di far crescere meglio. Quindi molti ce lo chiedono qua, questa roba dei PIR. Poi ne parleremo un'altra volta. PIR, l'altra cosa che è successa, che ha disorientato un pochino le persone, è che il governo Gentiloni li aveva introdotti, e li ha introdotti con intelligenza, perché in Inghilterra hanno raccolto sugli omologhi dei PIR, cioè su un servizio simile, 650 miliardi di sterline. Negli Stati Uniti, in Canada, hanno raccolto 200 miliardi di dollari canadesi, in Giappone è così, in Francia la stessa cosa, e funzionano, sono strumenti che funzionano. Claudia se ne va via, scusa Nicola, io vado, tanto sono povera, domani. Claudia, siccome diventerai ricca, e conviene che un po' di educazione finanziaria Leopoldo te la racconti, scherzo ovviamente Claudia. No, è importante anche con piccolissime cifre cominciare ad educarci, a fare delle cose diverse. Per molti chiedono delle poste, dobbiamo fare un approfondimento su questa cosa delle poste. Magari invitiamo qualcuno di Poste Italiane una sera, Nicola. Sì, dovremmo farlo, dobbiamo invitare qualcuno di Poste Italiane che ci farà, dobbiamo metterlo sotto su questa cosa. Il debito pubblico andrebbe estinto con la nostra riserva aurea, Sì. Antonio, non so se basta. Eccolo, vedi, qui invece Alberto si arrabbia perché dice che risponde. Però è vero, Claudia gli ha risposto subito. Capito, lo so se gnocco o non è gnocco. E Mario, come gnocco, le banche italiane non mettono attenzione ai bisogni dei clienti. La raccolta fatta dalle reti dei consulenti finanziari crescono alla grande. Perché? Perché probabilmente hanno più attenzione ai clienti rispetto alle banche tradizionali. Cioè, il concetto sarà questo. L'affiancamento di un professionista nel tempo ti permette di creare più fiducia nel tempo nei confronti di quella persona e poi nei confronti dell'istituto che lo rappresenta. Io credo che le raccolte in questo momento crescono perché se viene da me una persona che mi spiega come va il mercato, che mi spiega che questo può essere un momento in cui non tenere i soldi sul conto corrente può essere meglio che tenere sui conti correnti, che accantonare con il PAC. Sì, parliamo del 26% di tassazione, ma la tassazione è sul guadagno, non è su tutto. E quindi qualcosa la porto comunque a casa io nel tempo, no? Il restante. Molti dicono in questa fase sarebbe meglio investire sugli immobili. Il problema, sai qual è, Leopoldo? Che le banche, aumentando questi costi, aumentando i tassi di interesse, alla fine pensano di aumentare la possibilità che la gente investa in finanza, in fondi, in PIR, in obbligazioni e in risparmio gestito. Però poi la gente dice: ma sai che c'è di nuovo? Se ho due lire, mi faccio un mutuo che oggi costa poco e mi compro un immobile. Questo è un altro ragionamento. Però stiamo diventando, non dobbiamo dimenticare che in questo paese noi abbiamo una delle leggi che fa riferimento alle nostre tassazioni, che è un po' fuori legge rispetto al mondo, e mi riferisco alle tasse di successione. Noi in Italia siamo un paese offshore, come dicono fuori dal coro. Perché? Perché noi fino ad 1 milione di successione o donazione non paghiamo praticamente nulla. Ecco, se io dovessi... Assolutamente. Però siccome i francesi, gli inglesi, i tedeschi, gli olandesi, gli americani pagano delle cifre importanti che arrivano fino al 27, al 28% delle proprietà che noi abbiamo, mentre noi quelle somme non le paghiamo,
è facile che qualcosa possa cambiare in questa direzione. Avere troppi immobili in questa direzione potrebbe diventare controproducente. Io faccio solo una considerazione. Quando decidete se scegliere un investimento piuttosto che un altro, fatevi prima di tutto una domanda semplicissima. Io perché questi soldi non me li godo e non li spendo? E li voglio tenere da parte? Io mi spendo tutto. Allora, poi magari dici, oh, ho mia figlia, mio figlio, e allora magari... Sto scherzando. Senti questo, Enrico, Pepino, vedi, perché sulla questione degli immobili poi un giorno dovremo fare un altro approfondimento, perché poi non possiamo stare tutta la sera qua. Gli immobili sono il peggior investimento possibile, solo spese e rischi. Allora, io non so chi abbia ragione, però quando uno compra un immobile, in realtà c'è una cosa che io ho capito sugli immobili da quel poco di educazione finanziaria che ho avuto, e cioè che a differenza dei fondi, a differenza del risparmio gestito, a differenza delle azioni anche singolarmente comprate, la cui quotazione la vedete ogni istante e poi quando le vendete vedete subito quanto avete pagato e quanto avete perso o guadagnato, gli immobili sono la cosa meno trasparente, che perché pensate sempre di aver comprato il Coinora, ho comprato quella casa 100 milioni di lire e oggi invece si è raddoppiata. Sì, magari sono passati 20 anni, ci avete pagato l'IMU, ci avete messo la ristrutturazione, ci avete pagato le spese di condominio, non vanno pagato magari un affitto, insomma alla fine il conto sugli immobili è sempre un casino, sempre un casino. Questo non vuol dire che sia un pessimo investimento, non volevo dire questo. Certo, ognuno, i fondi immobiliari, ognuno fa delle considerazioni, ognuno deve fare le proprie considerazioni. Sì, bisogna essere un po' però attenti, perché non si deve semplificare né sugli immobili né ovviamente sulla finanza. Io dico, ogni tanto andate in un'agenzia immobiliare, fatevi quotare casa facendo finta di venderla. Sì. Troverete delle sorprese veramente particolarissime. No, ma soprattutto pensate, fatevi il conto con Excel ogni anno quanto vi è costata quella casa, quanto vi avete messo dentro e quanto delle vostre migliorie vengono pagate dopo, perché poi questo non lo fa mai nessuno. Guarda, è come i titoli in borsa, sembra sempre che uno ci ha guadagnato, non vi raccontano mai quando ci hanno perso. Mai. Quelli che perdono non lo dicono mai. E poi mai. C'è un'altra considerazione da fare sugli immobili. Sono un investimento illiquido. Se a me servono 20.000 euro non vendo un balcone. Il concetto è che poi nel momento in cui ho necessità rischio di svendere. Però la cosa fondamentale per la quale noi continuiamo a fare questa diretta da domenica è che, cari amici, ci seguite veramente appassionatamente, siete ancora tantissimi dopo mezz'ora delle nostre chiacchiere, sapete qual è? È che il fatto che le banche stiano chiedendovi ora aumenti di costi in maniera attraverso le loro famose modifiche unilaterali, il fatto che vi chiedano addirittura in alcuni casi sopra certe giacenze delle commissioni in più, purtroppo è una tendenza che durerà nei prossimi mesi, Leopoldo, non è una cosa che finisce, correggimi. È appena cominciata. Io nell'articolo di stamattina ho detto è cominciata a scendere la valanga sul crinale, no? È partita, bisogna dire che ci sono state anche banche che hanno avuto la forza di essere molto trasparenti e di esprimere quello che pensavano, altre che ci hanno ripensato, ma adesso io credo che la valanga sia partita, per cui di comunicazioni ne stanno arrivando tante. Poi alcune non sono state come quelle che ci hanno segnalato molti dei nostri amici che ci stanno ascoltando, non hanno assolutamente avuto un'eco mediatica, ma se ce le mandate lo faremo noi, come abbiamo detto, no Nicola? Sì, io rimetto sotto sempre il ticker con Leopoldo. Ti piace questo ticker che metto Leopoldo? Come no? Ma a me non piace che non metti quello del nicolaporo.it. Poi adesso, la prossima domenica mettiamo quella. Non ti così almeno sai che lì ti arrivano, perché qua ti arrivano tutte le mail delle tue fidanzate, mentre invece Nicolaporo.it... No, assolutamente, quelle fidanzate arrivano a parte, insieme alla tua ce l'ho. Sì, buonanotte. Che ne dici Leopoldo, per esempio, dice Maria Gallè, no, ma non so di che state parlando, di cose che io non so con Maria? No. Non la conosco, Maria. Ah, vabbè. Non posso pagare le commissioni, c'è il Covid, dice Antonio, fantastico. Poi Mario, che ha già scritto, soprattutto quando parlano di bruciare i soldi, e questo riguarda l'informazione finanziaria, perché Mario ha posto un'altra cosa fantastica. Quando le borse crollano, dice, bruciati 25.000 miliardi. Poi dopo, quando magari in una settimana si recupera tutto, ma quando lo scrivi che li hai creati quei miliardi? È abbastanza vero questa cosa qua. Cosa dice? Nicola, noi ci abbiamo. No, Maria ti chiede, te lo dico io. Le monete d'oro e la sterlina, ti chiedeva. E le monete d'oro io non le ho mai viste. Io l'oro fisico non l'ho mai visto, nel senso che adesso anche quello sono diventati strumenti finanziari, no? Compri l'oro attraverso
attraverso i derivati. Beh, siamo, però, siamo sempre però, sullo stesso discorso. Sì, ma quello dei derivati, però c'è gente che dice se io ho pochi soldi me li metto in un momento di grande incertezza, me lo metto fisicamente nell'oro e invece del lingotto che costa un sacco di soldi ci sono le monete. Il Kruger vale 1.000 euro, sì, mi sembra. Quest'anno la sterlina 300 euro. L'oro sta perdendo il 20% dall'inizio dell'anno. Per cui sicuro? È... Io non ne so queste cose. 20%? Ci sono state delle oscillazioni molto forti. Adesso è intorno al 12-13%, ma ha avuto delle oscillazioni anche del 20%. Mentre era andato fermi tutti. Giuseppe Ladicicco. Giuseppe Ladicicco, Nicola Porro, ottimo il tuo nero di Troia oggi a pranzo. Giuseppe numero uno, se mi giro le balle tolgo adesso la mail di Leopoldo Casbarro e metto quello della tenuta Rasciatano. Quindi quando io vedo qualcuno che beve il mio olio o il mio vino, bisogna fargli un applauso breve. Bravo Giuseppe Ladicicco, andiamo avanti con le cose serie. Sì. E comunque, guarda, moltissime persone stanno qua, ecco, vedi questo qui, che Anna Rita Mattei, lo scrive tre volte, perché? Diversificare. Che vuol dire sta roba qua, dal tuo punto di vista? Vuol dire non rischiare, sostanzialmente, e poi anche avere opportunità, perché la diversificazione è, se io ho 100 uova e le porto tutte nello stesso cestino, le 100 uova, se faccio una caduta, faccio una frittata che non finisce mai. Quindi, primo concetto, la diversificazione protegge perché azzera o approssima allo zero i rischi dell'investimento. Ti ricordi, Nicola, quando noi nel 2008-2009 raccontavamo del fallimento di Lehman Brothers, no? Chi aveva investito tutto su quell'unica azienda, che era una delle aziende finanziarie e delle banche più importanti al mondo, ha perso tutto. Chi ha invece diversificato non ha perso assolutamente. 98 salta la banca Barings. 2007-2008 ci sono i subprime. Abbiamo evitato una crisi, quella del 2018, o sta arrivando? Chiedo. Ma guarda, non lo so onestamente se sta arrivando una crisi, perché noi abbiamo un sistema che è quello finanziario, che è andato benissimo l'anno scorso rispetto al sistema economico, che invece ha avuto delle difficoltà enormi. Però c'è da dire che il sistema finanziario è stato in qualche modo finanziato dalle banche centrali, che hanno riempito di liquidità il mercato, hanno dato soldi alle imprese, hanno dato soldi alle famiglie. Ecco, in Italia magari abbiamo avuto più difficoltà, però ti raccontavo l'altra volta che c'è stato un ragazzo che io conosco benissimo, che è solo nato negli Stati Uniti, non ha mai versato un centesimo di tasse negli Stati Uniti, perché è andato via dopo 3 giorni dalla nascita, eppure riceve regolarmente gli assegni di sussidio e di sostegno qui in Italia da parte del governo americano, per farvi capire come alcune cose funzionano ed altre no. Senti, però, tutti quanti ci chiedono, Riccardo, ci hanno scritto 2 miliardi, non ne parliamo stasera delle criptovalute, cosa ne pensate? Dillo, se c'hai una battuta, perché poi dopo abbiamo fatto i 40 minuti, se hai una battuta però non più di quello, scusami, so che è un tema complicato, perché è un tema di un approfondimento che faremo una domenica io e te, perché molti ce lo chiedono, Leopoldo. Criptovaluta, allora, si sta normalizzando il Bitcoin. Cioè ci sono tantissime strutture che in qualche modo lo stanno cominciando ad utilizzare come sistema di investimento. BlackRock, che è una delle più grosse aziende al mondo, l'ha inserito all'interno di alcuni fondi, lo stanno facendo anche altri fondi legati a Morgan Stanley. Alcune aziende stanno cominciando a inserirlo all'interno dei sistemi di investimento. La crescita è stata notevole. Cosa ne penso? Che se lo fate perché volete guadagnare nel breve, attenzione, perché vi potete far male, perché le oscillazioni, come vedete, lì possono essere del 10% a salire o del 10% a scendere, e quindi non state ad ascoltare chi vi dice che lì si guadagna sempre. Sono investimenti di lungo periodo, come dicevi tu, Nicola. Io non credo che il Bitcoin sparirà, anzi, sta diventando sempre più solido. Però forse nel momento in cui verrà normalizzato, cioè nel senso inserito all'interno delle normative, potrebbe anche non avere più l'appeal che ha adesso. Vediamo, poi spiegheremo bene come funziona il Bitcoin in una delle prossime puntate. Saluto GX Ghost 06, perché arriva addirittura da Twitch, che è una delle tre piattaforme che usiamo per questo nostro streaming: Facebook, YouTube e Twitch. Quindi uno dei rarissimi twitcharoli che abbiamo questa sera, che è una piattaforma, come ben sai, per gente molto più giovane di noi. Ho pochi soldi, ma è interessante quello che dice Elvira, sei molto gentile, molti di voi ci hanno seguito dicendo anche per affetto, perché molti
conti in questa fase della nostra vita, invece, anche se è chiaro che il risparmio è aumentato, quanto è aumentato quest'anno, ha detto, il risparmio nei conti correnti? 161 miliardi. Una cosa mostruosa, però il risparmio è aumentato così come le disuguaglianze sono aumentate quest'anno. Sapete, io ho scritto un libro che si chiama La disuguaglianza fa bene, ma non questa disuguaglianza, perché qua le persone che erano deboli diventano ancora più deboli, le persone che hanno poco risparmio se lo stanno bruciando, perché in questo momento molti non lavorano, i meno protetti non lavorano, e allora potrebbe sembrare offensivo quello che stiamo dicendo, perché già non hanno i soldi sul conto corrente, immaginate voi se noi si parla di 10, 15, 20 mila, ma non è questo il punto è che noi speriamo di riprenderci, io parlo per me, spero che ne parleremo, e lo sapete sul sito spesso, che si possa riaprire, perché l'unico modo per poter riattivare un po' l'economia sono le riaperture, oltre al fatto che la miglior vendetta, caro Leopoldo, è vivere bene. Certo, assolutamente. Mi sono riempito di Coca-Cola, ma adesso fra un po' mi bevo un bel vinello. Faccio una considerazione, Nicola, per legare quello che stiamo vivendo col discorso della pandemia con quello che viviamo nell'habitat che più mi rappresenta, che è quello economico-finanziario. Sì. Senza educazione non si va da nessuna parte. Senza? Educazione non si va da nessuna parte, né in un settore né nell'altro. A me hanno insegnato che per andare in centro da casa mia a Milano con la macchina io devo seguire delle regole. Perché se non ci fossero delle regole, io sbatterei, qualcuno mi verrebbe addosso alla prima rotonda qui uscendo da casa mia. Chiaro. Allora, mi devono spiegare perché invece di gestire tutto quello che è stato gestito con la paura, non sia stato gestito con l'educazione. Ci sono amiche mie a Napoli che le chiamano i parrucchieri, che invece di lavorare dentro i loro negozi dove sarebbero controllati, lavorano dentro le loro case. Ah, sì. È giusto, perché la gente se no muore di fame, non posso dire... Allora però, vedi che la pensi come me, tu sei un tecnico, non fare il politico, stai attento! Io penso che l'educazione sia la base di tutte le virtù. Cioè, l'educazione ti dà competenza. Chiudere a pranzo, aprire a pranzo e chiudere a cena non ha senso, non ha una logica. Le scuole, mi devi dire, dammi una risposta a questo e chiudiamo. Perché hanno riaperto le scuole? Tu lo sai? Intanto io sono contentissimo perché sono per riaprire tutto. Non so perché non abbiano. La mia domanda è perché non hanno riaperto i ristoranti, perché non hanno riaperto i teatri, perché non hanno riaperto gli eventi, perché non hanno riaperto i parrucchieri, perché non hanno riaperto gli estetiste, perché non hanno riaperto le palestre, le piscine. Io direi che se uno adotta delle procedure, delle precauzioni in questo momento di pandemia, può con intelligenza aprire tutto, soprattutto se fino a ieri non ha aperto fino a luna. Leopoldo, parliamo. Con la intelligenza bisogna gestire il risparmio. È esattamente uguale, la penso come te, e queste domeniche nostre di risparmio gestito nascono da questo. Il sito dell'economia e finanza, nel sito di Nicola Porro e con Leopoldo Gasparro, che avete visto, la cui il sito è là, bravo, eccolo qua, con scritto Unicredit. Cavolo, che fai, la pubblicità Unicredit? No, c'è l'articolo, è l'articolo di cui parlavo prima. Tre articoli di Leopoldo Gasparro, dov'è? Tre articoli, tre di Leopoldo Gasparro sui conti correnti, nella pagina della nostra pagina dove c'è questa diretta, qua sotto leggete i tre articoli, tre link degli articoli di Leopoldo, che potete consultare quando cavolo vi pare, soprattutto di notte, così non ingolfate il server, perché stiamo facendo un sacco di ascolti e prima o poi il server mi molla. La miglior vendetta è vivere bene, e quindi, caro Leopoldo, facciamoci una bella buona domenica, un bel brindisi tra poco e buona serata, naturalmente. Buona domenica a tutti. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto un sacco di domande. Buona vita. Buona vita. Ciao. L'augurio più bello che possiamo fare. Ciao.